Buon pomeriggio, sono le 14:30, è il 29 di giugno, sì, non mi sbaglio, spero, sì, 29, venerdì, 14:30, diciamo il nostro orario più consueto. Io vi do anche già appuntamento per domani che è sabato alle 14:30. Sapete che di solito il sabato e la domenica preferisco andare in diretta un pochino più tardi, intorno alle 17, anche per non disturbare, diciamo, il pranzo con le famiglie, di chi mi ascolta online. Però in realtà domani è una giornata importante perché a Milano c'è la, parata del Pride, della settimana del Pride, si conclude la settimana del Pride. Quindi domani alle ore 15:30 sarò in piazza a Milano, in piazza Duca d'Aosta, e poi da lì alle 16 partirà il corteo. Per cui, nel caso foste a Milano, il raduno del Pride comincia alle 15 in piazza Duca d'Aosta, quindi proprio davanti alla stazione centrale. Poi alle 16 parte la parata, quindi evidentemente non potrò essere online alle 17 come di solito il sabato e la domenica, quindi ci vedremo domani alle 14:30. Poi magari può darsi che faccia una piccola diretta dal Pride, vediamo se la cosa funziona e magari ci vediamo di lì. Comunque appuntamento domani per non fare confusione, 14:30 qui, anche se di sabato. Notizie di oggi da commentare, naturalmente direi innanzitutto il Consiglio europeo che appunto si è tenuto ieri, che si è concluso questa mattina. Sapete che avevamo avuto il dibattito in aula, c'era stato il mio intervento e quindi avevamo appunto discusso di quale sarebbe stata la linea italiana. Linea italiana che si annuncia sempre molto rigida, questa è l'Italia che non va a Bruxelles col cappello in mano, finalmente l'Italia alza la voce in Europa e questa è l'Italia che dà la scossa. Come al solito invece si è visto che questa strategia di alzare la voce non è servita sostanzialmente a niente. L'Italia è rimasta gravemente isolata all'interno del vertice, Conte ha dovuto addirittura minacciare di far saltare il tavolo, quindi sostanzialmente non ha trovato grandi sponde. Questo a dimostrazione che alzare la voce, se non si ottengono risultati, poi di fatto non serve a nulla. Cioè, l'Unione Europea è un luogo dove si devono spuntare dei risultati, cioè bisogna costruire un consenso. Sulle proprie proposte, provare a portarsi dietro una parte dei paesi e cercare di vincere durante il Consiglio con il sostegno degli alleati. Una strategia come quella che stiamo portando avanti con Salvini, soprattutto perché diciamoci la verità, poi il grande, diciamo, il pensiero che c'è dietro a questa nostra posizione viene evidentemente dalla Lega, con 5 Stelle al traino. Per fortuna c'è il ministro Moavero Milanesi, il ministro degli esteri, che è un grande esperto di affari europei, quindi che cerca di poi creare delle strategie comprensibili anche ai nostri partner e che siano efficaci, ma in realtà poi alla fine, alla conclusione, noi non abbiamo portato a casa niente anche questa volta. Anzi, io penso addirittura che ci sia un passo indietro alla fine di questo Consiglio sui migranti, perché che cosa è stato deciso? No, sostanzialmente nulla, perché tutto quello che è stato deciso su base volontaria. Quindi, per esempio, si è stabilito che ci saranno degli hotspot, dei centri di identificazione all'interno dell'Unione Europea, ma saranno costituiti su base volontaria. Ora il bello è che nessuno dei paesi europei si è candidato ad aprire nessuno di questi centri di identificazione, quindi c'è scritto nel comunicato finale, ma sostanzialmente è possibile che non accadrà, anzi è probabile che non accadrà. Si è detto poi una cosa molto seria e molto grave, cioè che il regolamento di Dublino resterà tal quale com'è. Fin tanto che non ci sarà l'unanimità dei consensi per modificarla. Ora è chiaro che il regolamento di Dublino, che è quello che prevede che sia il paese di primo approdo, di primo arrivo a dover identificare e gestire la situazione del migrante, è molto svantaggioso per l'Italia. E quindi se noi volessimo modificarlo, tra l'altro fu firmato da Maroni quando era primo ministro degli interni della Lega, se volessimo modificarlo, come abbiamo sempre detto che va fatto, tra l'altro l'ha detto anche il presidente del Consiglio Conte alla Camera, il regolamento di Dublino così com'è non va bene, ma basterà un solo paese per bloccare qualsiasi riforma. Quindi è evidente che se i paesi di Visegrad, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Polonia sono così contrari, vuol dire che il regolamento di Dublino non si cambierà mai,
e che quindi i migranti resteranno a carico di chi li riceve per primi e noi per una questione di posizione geografica siamo evidentemente quelli più esposti insieme alla Grecia. Così come si è stabilito anche che non ci saranno delle quote obbligatorie. E guardate, questo secondo me è un grave problema perché quando Renzi, con il governo Renzi, si era riuscito a stabilire delle quote obbligatorie, è vero che quelle quote poi non sono mai state rispettate, cioè che i paesi che si erano impegnati a prendere un certo numero di migranti poi non li hanno presi in carico. Però è vero che avendo stabilito un obbligo in questo senso, noi potevamo chiedere delle sanzioni, cioè c'è stato un obbligo riconosciuto, vincolante, chi non si comporta di conseguenza può avere delle sanzioni come per esempio perdere i finanziamenti europei. Ma dato che in questo vertice, appunto, appena conclusosi, si è deciso che non ci saranno quote obbligatorie, come faremo noi a dire se l'Ungheria non prende migranti, allora noi non facciamo arrivare finanziamenti europei all'Ungheria? Cioè, quale sarà la base giuridica? Quindi io credo che questo sia stato un punto molto molto debole e molto grave. Inoltre, nel regolamento, diciamo nella decisione finale, si è ricompreso il tema dei cosiddetti movimenti secondari. Che cosa vuol dire? Vuol dire che qui si discute di due questioni: i movimenti primari, quindi l'arrivo, appunto, il primo approdo e l'eventuale quindi trasferimento. I movimenti secondari sono quelli che avvengono all'interno dell'Unione Europea quando il migrante è già arrivato. Per esempio, il migrante che arriva in Italia e riesce a trasferirsi in Germania, magari in modo irregolare. Ora, in Germania c'è un grande dibattito su questo perché vorrebbero rimandarci indietro qualche decina di migliaia di migranti che arrivati in Italia poi si sono spostati verso la Germania. E in particolare la CSU, che è il partito alleato della CDU, quindi della Merkel, sono i cristiano-sociali bavaresi, insistono col ministro degli interni che questi migranti tornino in Italia. E evidentemente il fatto che, diciamo, di movimenti primari si sia parlato pochissimo, non ci sia niente nel comunicato finale, che invece ci sia scritto che questi migranti che si sono spostati, diciamo così, illegittimamente, illegalmente, devono tornare indietro, è un problema per l'Italia. Quindi un grande vocio, un grande sbattere di pugni. Tra l'altro pare che Conte abbia fatto anche un po' una figura non bellissima, dicendo io sono un professore di diritto, e gli hanno risposto, poi uno gli ha detto ah, ma io facevo il pompiere, un altro ha detto facevo il saldatore, ma comunque che cosa tu sia non conta, perché qui stiamo negoziando tra paesi e quindi tanto piacere che sei un professore di diritto. Quindi anche, insomma, anche una certa ingenuità probabilmente nel muoversi su questo tavolo, ma alla fine il risultato è che questo governo grida e strepita, però a livello europeo non ottiene niente. Come vi ho già detto ieri, a livello italiano niente succede, tant'è che il Parlamento la prossima settimana sarà sostanzialmente chiuso perché il governo in ormai un mese di lavoro non ha ancora prodotto niente, non ha prodotto disegni di legge, non ha prodotto nulla che il governo, diciamo che il Parlamento possa discutere e quindi nulla sul piano interno, nulla sul piano internazionale, ci si chiede questo cambiamento in che cosa consiste e quando cominceranno a lavorare. Guardate, ormai siamo alla fine di giugno, a settembre ci sarà da disegnare le linee di politica economica e vedremo che cosa succede. Nel frattempo segnalo che ieri la Banca Centrale Europea ha detto: guardate, se toccate la legge Fornero e vi ricordate che in campagna elettorale la Lega diceva la prima cosa che faremo, il primo consiglio dei ministri sarà sulla cancellazione della legge Fornero. Ecco, la Banca Centrale Europea ci ha mandato a dire: ricordatevi quello che è successo sullo spread mentre facevate il governo e quindi quanto vi è costato in termini di maggiori interessi, se toccate la legge Fornero, i vostri conti pubblici vanno gambe all'aria e quindi questo potrebbe comportare un inasprimento del costo dell'interesse del debito pubblico con tutto svantaggio per l'Italia. Quindi, e questo per la legge Fornero. Anche per il reddito di cittadinanza ormai è molto chiaro, addirittura appunto lo stesso Di Maio sta dicendo che probabilmente partirà dal 2019, poi ha detto che riguarderà soltanto gli italiani perché hanno capito che almeno un terzo delle persone in situazione di povertà sono straniere, quindi farebbero una discriminazione di questo tipo. Insomma, sostanzialmente anche sul reddito di cittadinanza è chiaro che le differenze di opinioni tra il ministro dell'economia Tria e il ministro Di Maio sono molto forti, per cui mi pare che la situazione sia fondamentalmente una situazione di stallo assoluto, che non stia succedendo niente, il governo del cambiamento, bah. Quindi che cosa fanno? E questo è l'ultimo argomento di cui voglio parlarvi oggi, un po' di fumo negli occhi, non si nega a nessuno, prendiamo la crociata
dell'abolizione dei vitalizi e aboliamo i vitalizi. Il bello è che subito la presidente Casellati, la presidente del Senato, dice: attenzione, dobbiamo capire perché ci possono essere dei problemi non politici ma giuridici. E quindi io volevo approfittare un po' per spiegarvi di che cosa si tratti, perché di questi vitalizi si parla sempre, ma poi alla fine non si capisce. Allora, innanzitutto i vitalizi sono stati abrogati in Parlamento nel 2012. Il vitalizio cosa significava? Che un parlamentare arrivava appunto in Parlamento, è uscito dal Parlamento, qualsiasi età il parlamentare avesse, riceveva uno stipendio. Ora, questo sembra ovviamente un abuso, una follia, perché magari uno esce dal Parlamento in età giovane, metti a 40 anni, 45 anni, e improvvisamente prende una pensione così presto. Ora, uno pensa, ma questa è follia pura. Invece una ragione c'era, cerco di spiegarla. L'idea era quella di dire: se vogliamo che in Parlamento possano arrivare tutti, ricchi e poveri, anche gente che non ha soldi da parte o che non ha delle tenute, non vive di rendita, nel momento in cui noi prendiamo una persona, la mettiamo in Parlamento per 10 anni, questa persona quando esce dal Parlamento con difficoltà troverà un lavoro, perché magari trovare un lavoro a 40 anni è difficile. Quindi, per evitare che vada in Parlamento soltanto chi se lo può permettere, cioè soltanto chi può correre il rischio di restare disoccupato dopo, noi garantiamo a queste persone comunque un trattamento economico che gli consentano di arrivare in Parlamento tranquillamente. Chiaro che questo si è prestato a degli abusi, perché è successo che ci sia stata gente che è stata in Parlamento magari per pochi mesi, perché le Camere erano state sciolte, oppure perché poi si sono dimessi o per altre ragioni, che avendo fatto il parlamentare per 6 mesi hanno preso uno stipendio tutta la vita. Allora, questo sicuramente non va bene. Però bisognerebbe salvaguardare il principio, cioè dire: ci sono persone appunto che arrivano in Parlamento, magari stanno 5-10 anni a servire la Repubblica e poi bisogna in parte tutelarle. Comunque, la cosa è stata abolita, così non è più. Che cosa abbiamo noi parlamentari? Abbiamo una pensione come tutti, nel senso che paghiamo i nostri contributi e quando raggiungiamo i 65 anni riceviamo una pensione. L'unica differenza vera è che la pensione si riceve, una pensione credo intorno ai 1.000 euro, 800 euro, si riceve anche se uno ha fatto soltanto una legislatura, cioè 4 anni e 6 mesi di legislatura. All'età di 65 anni ricevi circa 800 euro di pensione per quel periodo. Se hai fatto più di una legislatura, ricevi invece la ricevi a 60 anni. Questo sempre a copertura del fatto che sei stato fuori dal mercato del lavoro, perché è vero che ci sono parlamentari che fanno gli avvocati, i medici e quindi una volta finito, oppure che hanno un posto di lavoro pubblico, no? Per cui tu sei, non so, un impiegato, un dirigente delle poste o del comune di, che ne so io, di Reggio Emilia o di Catanzaro e quindi finisci di fare il parlamentare e ti ridanno il tuo posto di lavoro, oppure non so se sei un professore di scuola, quello che è. Ma ci sono anche persone che così non hanno quella situazione, cioè persone che non hanno, entrano in Parlamento e quando usciranno non trovano nessun lavoro e quindi c'è da coprirle. Quindi una ragione c'è, evidentemente bisogna togliere gli abusi e quindi quello che si vorrebbe fare è eliminare i vitalizi, quelli che esistevano fino al 2012 e che ripeto non esistono più perché oggi si tratta di pensioni con il contributivo, quindi pensioni che vengono calcolate sui contributi versati. Però la Casellati dice che non si possono fare dei calcoli retroattivi perché ci sono persone che diciamo, su quegli importi vivono, che hanno fatto affidamento su questo, che magari hanno fatto anche debiti, hanno preso un mutuo, che ne so, e quindi togliergli con effetto retroattivo potrebbe essere difficile, anche perché se questo lo facciamo sui parlamentari, un giorno potremmo farlo su tutte le pensioni di tutti i pensionati. Se si stabilisce il principio che si può retroattivamente tagliare una pensione, questo potrebbe riguardare tutti i cittadini. Quindi una grande discussione che naturalmente prenderà un piccolo risparmio, perché sul risparmio con i vitalizi non è che risolviamo il tema della finanza pubblica. A me l'impressione è che questo sia ancora una volta del fumo degli occhi, no? Si vuole, come dire, puntare il dito contro il politico corrotto che vive a sbafo sulla pelle dei cittadini, per coprire poi il fatto che il governo non sia in grado di fare nient'altro. Ma devo dire che anche su questi vitalizi, come ho detto, la Casellati, che è una giurista, sta esprimendo come dire, dei punti interrogativi dal punto di vista giuridico. Io mi limito in chiusura a dire che mi pare molto buffo che tutto questo poi lo stia cavalcando Luigi Di Maio, che con tutto il rispetto è uno che non ha mai guadagnato una lira in vita sua se non con la politica. Cioè, Di Maio è arrivato a 28 anni, una cosa meno di 30 anni in Parlamento, guadagnando bene quanto guadagna un deputato, senza una laurea, senza un lavoro, e quindi essendo stato miracolato dalla politica, e che faccia, come dire, il censore, che faccia,
come dire, il fustigatore del malcostume della politica, uno che ha sempre e solo vissuto di politica, a me, vi dirò la verità, che ho lavorato tanti anni nel privato, ho girato il mondo, avevo il mio stipendio, mi fa un po' buffo che sia proprio lui, ripeto, a sollevare questo tema. Comunque, viviamo dei tempi bizzarri e anche questa è una bizzarria di questi tempi. Io mi fermo qui, come al solito vi chiedo di condividere questo video se non avete già condiviso la diretta. Naturalmente il video di questa giornata, di questa diretta di oggi, resterà sul mio sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook e anche su YouTube. Vi do appuntamento naturalmente per domani alle ore 14:30 in diretta Facebook. Poi ci vediamo al Pride a Milano se siete a Milano e a presto. Ciao!